E non... Bentornati nel mio canale? O benvenuti nel mio canale? Io sono Valuza Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Whimsy Stories Legacy Challenge. Ebbene ragazzi, siamo finalmente tornati dalla nostra Coraline. Io non vedevo l'ora di tornare qui da lei perché l'avevamo lasciata, ragazzi, al parco di Willow Creek. Tra l'altro, noterete che la voce va meglio, non mi sono ancora eh, ripresa proprio del tutto al 100%, ma, ragazzi, rispetto a come stavo già la se scorsa settimana, insomma, ehm, sto recuperando piano piano, sto recuperando. Ok. Mi avete detto, insomma, mh, avevo chiesto nello scorso episodio se volevate ancora vedere Cora al parco oppure se ehm, magari avrei, insomma, se preferivate che giocassi questi giorni eh, da sola e mi avete detto no, guarda, vogliamo vederla al parco, come se la cava, eh, tra l'altro ehm, avete apprezzato il fatto che ehm, sia realistica comunque come situazione, no? Ringrazio Christel, se non ricordo male, è stata lei a sottolineare questo aspetto, in quanto appunto a volte eh, spesso, ahimè, senza tetto comunque devono spostarsi eh, dal proprio, no? dalla propria sistemazione attuale per eh, magari trovarne altre e diverse. Quindi la sistemazione attuale di Cora vi piace? E mm, ringrazio anche Roy Cole che ha dato un'interpretazione bellissima Tra l'altro vi ricordo ragazzi per quanto riguarda Roy Cole Metto un secondo in pausa Che anche lei sta portando la Wimsy Stories Legacy Challenge Quindi andate nel suo canale Trovate il riferimento in descrizione Andate e recuperatela perché è veramente veramente bravissima A portare non solo questa challenge anche tutte le altre Però per il momento insomma si sta parlando di questa Quindi è veramente brava a portarla E quindi andate Um, Mi ha giustamente sottolineato uh, la cara Roy Call, questo concetto, ovvero, um, vi ricordate che, intanto andiamo da Cora, perché secondo me, eh, deve andare in bagno, poverina, vai Cora, no. vai, raggiungi la toilette, eh sì, alleggerisci. è proprio il caso di dirlo, fra quanto, anche perché fra un paio d'ore eh, ti fai il bagno e non nel, nel laghetto qua, insomma, vai, vai, si forma il laghetto, ma... È ben diverso, dicevo. Eh, vi, avevo vi avevo detto, insomma, che non mi aveva tanto convinto questa richiesta della nostra Cora, cioè, ovvero quella di flirtare con Tristan, perché, eh, ragazzi, non so, mh, non ce la vedo Cora in questo momento presa il, con il flirt, secondo me ha ben altro in testa. Eh, insomma, vi ricordo che lei comunque è relativamente da poco tempo andata via dall'orfanotrofio che comunque l'ha ospitata. Se sentite rumore ragazzi perché ho la finestra aperta eh, Fino a non molto tempo fa è andata via È la prima occasione ragazzi è riuscita a scappare le mm, magari tesoro poi dopo ripariamo questa cosa Aiutiamo i bambini a darne sistemata Sì tra l'altro c'è lo Smanet Show Ragazzi c'è lo Smanet Show Qui abbiamo... Eh, mi sembra familiare sto volto È eh, Yuki Yuki ragazzi è una di quelle simine che secondo me la nostra dovrebbe conoscere Perché io l'adoro Yuki Non so voi ma... Io personalmente la adoro. Ora guarda facciamo che ti fai un no con la schiuma, no, ti fai un bagno. Non serve che ti lavi le mani, ti fai il bagno e sicuramente nello zaino, ragazzi, vi pare che non avrà voglio dire, no? Questo, quindi lavati anche i denti e se poi ce la farai, avremo qui la Karayuki con cui interagire, eh, non, cioè, vi stavo dicendo, non, non mi convinceva questa richiesta di Cora perché comunque eh, appunto è fuggita dall'orfanotrofio, è tornata a quella che era la sua casa in un certo qual modo, no, dopo, dopo. Eh, se non sapete di cosa io stia parlando, andate a recuperare i primi episodi della, di questa challenge in cui spiego dettagliatamente la sua storia eh, e quindi sì, diciamo che ciao Ren, che passa attraverso le porte questi poteri paranormali ehm, e quindi si sì, diciamo che non è che mi convincesse proprio questa, questa idea però poi Eracola ha dato una bellissima interpretazione che secondo me proprio prende in pieno il personaggio di Cora ehm, il fatto che abbia flirtato perché vi ricordo che nello scorso episodio ha avuto una cotta non ha flirtato però ha provato una cotta Gerard il papà della nostra Cora direi di no um, ha avuto una cotta improvvisa per Blee o Bly eh, come preferite um, ha espresso appunto questo desiderio qui e Ray Cole mi ha detto guarda, secondo me Cora ha talmente tanto bisogno di affetto ne ha ricevuto talmente poco nella sua vita ha bisogno talmente tanto di affetto che lo esprime in questo modo e questo è veramente ciò che io effettivamente penso di Coraline, cioè Ehm, poverina non sa cosa significhi oggettivamente, no? Essere apprezzata, eh, avere qualcuno su cui poter contare, ora al di là di Zola, ma... Ragazzi, dai, prova, Cora. Prova, ovviamente non la sistemerà con... Eh... Eh, il martello, ma immaginiamo che la stia, non lo so, cercando di tirar su in qualche modo. Ehm... Cioè, Zola, ragazzi, sì, però... Cora l'ha sempre in un certo qual modo vissuta Non per cattiveria Però come una persona che in un... è, è il suo lavoro, no? Supportare Cora In un certo qual modo E quindi Non dico come se fosse obbligata a farlo Perché ovviamente lei sa che Ti sei cambiata, cara Brava, hai fatto bene ehm, Sa che comunque le intenzioni oh, yeah, Sì, patato Che succede, amore? Urgono coccole e carezze. Ma certo, amore. Spazzolalo pure, visto che siamo all'aperto, tra l'altro. A carezza. Oh, che tesoro. Ma Ren è troppo bello, ragazzi. Ma guardatelo. Cioè, ma come si fa a amare sto cagnolone qua? Come si fa? Come? Quindi sì, dicevo... Apprezza sicuramente tutto ciò che Zola ha fatto per lei e che continua a fare per lei perché visto, avete visto che la contatta molto spesso, la chiama, insomma la cerca, la invita, però ragazzi <ride> è diverso no? dal farsi magari un'amicizia un in modo così spontaneo da conoscere qualcuno che ti apprezzi, non perché magari. Come dire, si è fatto intenerire dalla tua triste storia. Quanto così a pelle, in un certo qual modo. Soprattutto poi persone della sua età. Prova amore, perché comunque, sì, eh, c'è da dire che lei non ha poi amicizie. Non possiamo definirle tali, insomma, no? con ragazzi della sua età. Tristan, comunque, vedete. Ecco qua, è, sì, un'amicizia, però insomma, non è che sia una di quelle amicizie su cui lei può sicuramente contare. Non lo sa, l'ha conosciuto, l'ha incontrato una volta, ci ha chiacchierato un pochettino, ma è finita lì, poi la cosa. Quindi non l'ha più visto. Non lo sa, ragazzi. Effettivamente, come, come potrebbe, cioè, cosa potrebbe anche accadere in futuro, no? E quindi sì. Diciamo che il migliore amico di Cora vuoi giocare, amore? Gioca, gioca, gioca. Il migliore amico di Cora ovviamente è Ren per il momento, ma oh, no. per quanto lei lo adori e la cosa sia reciproca, Ren è pur sempre un cagnolone, quindi mh, a livello di contatto umano c'è ben poco. Io la farei dormire un altro pochino dopo aver nutrito il caro Ren, quindi riempi e chiama a mangiare. La farei dormire un altro po', perché altrimenti ragazzi poi non ce la facciamo, tanto è mezzogiorno, aspetto che... Si abbassi ancora un po' di più la barra della fame, così la facciamo pranzare. Nel frattempo, vediamo se qualcuno no, cucina qualcos'altro. Se abbiamo l'occasione di, come dire, mangiare, gustare del cibo fresco, appena cotto. Oppure? No, salve chi abbiamo qua, paparazzo. Fa piacere. C'è qualcuno di famoso in zona? Chi Sweet. sarebbe? No, vabbè, Do Victor Fang, sempre con so ste or... scarpette, raga, mamma mia Oh, arriva un bel po' di gente Ne arriva e come di gente da queste parti, eh Yuki si sarà data, secondo voi? Probabilmente Ma scusi, Preside È vero che io in questa partita ho disattivato... Eh, l'ha presa male, la Preside Cioè, io in questa partita ho disattivato la scuola, per ovvie ragioni Nessuno sta venendo a scuola e non ha un lavoro, praticamente, in questa partita. Vabbè, se ne faccio una ragione, insomma. Oh, vedi, Cora, tesoro, un collega. Tristemente, triste ma vero. Qualcuno che può comprendere la tua situazione. Fui, fui. Raga, ma io sono circondata da fui, fui. Ma, ma come cacchio è possibile? Cioè, chi segue anche la mia <ride> faccia, <ride> chi segue anche la mia Not So Berry Challenge sa di cosa sto parlando, ma... Sono veramente circondata da Fui. Fui. Chi abbiamo qua? Me era sembrato di vedere qualcuno. Di. No, 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 no. Mattia Dodoro. No, 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 no. L'avevo scambiato per un altro senza tetto. Vi dico la verità. L'avevo scambiato, sì. Nel frattempo, che Cora si riprende un po'. Io volevo tenere d'occhio le piante. Perché vi ricordate che nello scorso episodio. Insomma, no. Avevamo detto restiamo una, qui un altro paio di giorni, eh? Possiamo di nuovo cercare le rane per vedere se tante volte si smuove qualcosa anche a livello. Eccola la superstar, regà, cioè guardate come brilla proprio di luce propria. Ma io non lo so. Ma, ma chi non vorrebbe avere Kiton come amico? Noi no, però eh, disattiviamo lo splendore della fama che tra l'altro mi, mi urta parecchio. Qui abbiamo, vabbè, non ci interessa. Ma prezzo c'era scritto: prezzo, ok. Va bene, ok. E quando si sarà ripresa, la faremo pranzare. Sperando che qualcuno nel frattempo cucini. Tra l'altro, ho apprezzato anche l'idea di Christelle, se non ricordo male, è stata lei a darmi l'idea. Io qualora mi confondessi, ragazzi, chiedo scusa. Ehm, che mi ha proposto il cesto da picnic, eh, quello insomma, che mantiene maggiormente il cibo. Però. Diciamo che in questa fase della vita di Cora in futuro potrebbe essere utile effettivamente, ma in questa fase della vita di Cora, io onestamente non ce la vedo con, un, con una cosa del genere, sarebbe un po' troppo attrezzata. Già, diciamo che almeno per tutta la sua adolescenza eh, io vorrei no, che fosse libera. Eh, un po' così, nature, <ride> molto nature. Diciamo quindi staremo a vedere, ragazzi. Che si arrangiasse, insomma, così. Perché è un percorso, no? È una crescita che deve fare la nostra coraline. Ciao, Ishan adulto. Ma sì, bisogna avere questo spirito da fanciullo. È una cosa positivissima. Vai così, caro. E qua, ragazzi, io vedo le rane. Questa è una cosa positiva, perché comunque potremmo farle accoppiare, no? Però, per quanto concerne le piante, ancora nada. Tra l'altro, avevo addocchiato qua il signore, lo ricorderete, l'abbiamo inquadrato poco fa. Matteo, se non ricordo male. Che guardate con quanta. Mattia, scusate, guardate con quanta classe mi sta pescando. Mattia, complimenti, non è che ci. Ammazza, complimenti anche per la iacchettella, tra l'altro. Veramente eh, sobria. Però, dicevo, non, tra l'altro, tutto in tinta, bravo. Uno dei pochi che ha vestito in maniera decente, ragazzi. E pensate che quelli. Cioè che uno dei pochi vestiti in maniera decente è questo qua Quindi pensate agli altri come stanno messi Però dicevo ehm, Potresti darci qualche lezioncina magari Signora dove va lei? Eh, al, cioè nelle sue condizioni Bethany Mi perdoni se io le faccio notare Nelle sue condizioni Ma le pare il caso con sta pancia di andare in giro a pescare? Insomma Vabbè ognuno fa ciò che vuole eh, Ci mancherebbe Allora sono le tre tesoro Io direi di Risorgere perché hai fame? E questa è una cosa che insomma, da non sottovalutare. Perché quando la barra inizia a diventare rossa, direi che è proprio il caso di mangiare. Non c'è stato nessuno che ha cucinato. Oh, 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 ragazzi, qui vedo la pianta di rifiuti. Ma come innaffia tutto? Ma dai! Va bene dai, innaffiamola perché sì, ma vi pare che in una discarica noi non potremmo portarci la pianta del rifiuto? Mi sembra giusto quindi forza, dai, cora. Vieni qui in innaffia, intanto io spizzo, tante volte da... c'è stato qualcuno che nel frattempo ha avuto l'illuminazione, no, quindi abbiamo i nostri avanzi, di cibo è andato a male purtroppo, ma eh, vabbè, non ci può dire sempre bene Cora da, tra, del resto, no? Ren è rimasta a fare la guardia lì alla tenda, fantastico così, si è portata <ride> dietro anche, vabbè, non commentiamo questa ovvia assurdità. Ok, quattro ne abbiamo, quindi direi di... Sì, la racchetta a zanzare, ragazzi, oh. la mia fedele compagna d'avventure che tra l'altro mi fa infartare, scusate il termine, nell'arco della giornata diverse <ride> volte. Ok, però tesoro non l'hai soltanto, cioè mangialo, mangialo, vai, accomodati. Oh, ma che c'è, il rifiuto di mangiare sto coso? No dai Cora hai mangiato di peggio Su siediti, però Non mangiare in piedi come i cavalli Cora ti prego Dai Oh raga 40 minuti Solo per sedersi a tavola Cioè ma vi rendete conto? Io non lo so Dove sei Cora? Abbiamo perso Cora ok Oh volevo farti una foto ricordo Con questo bel pasto ah, E quello si vuole fregare la tenda secondo me raga Fermi ah. tutti oh che vuole da noi? Stefano Huntington III? Ma sei il figlio di Jay? Direi di sì, ragazzi. È proprio il ritratto del padre sotto diversi aspetti. Salve. Però guarda quando parli con noi. Ma sta parlando da solo, ragazzi. In realtà non sta parlando con noi. Fatemi vedere. Controlla la freschezza. Ma da quando ti fai questi problemi, scusa? Fatemi notare qua, non è che si frega la tenda, perché io ragazzi, cioè, sarebbe iperrealistico se accadesse, perché ahimè purtroppo capita, tra senza tetto capitano anche queste cose. Eh, mangialo però, Cora, ma che stai facendo? In compenso è, è cresciuta la piantina, hai visto che brava che sei? Chi abbiamo qua? Rue, Rue Nakazuma, Finché si tratta di adolescenti, secondo me lei prende coraggio, no, non darle il cibo dall'inventario tesoro che insomma <coughs> meglio evitare, fai una presentazione amichevole. Ah. Che cos'è? Anche lui è un adolescente. Allora dai, lui si è avvicinato per parlarci, potremmo cercare di presentarci. Ma quello ragazzi non mi convince per niente, io lo tengo d'occhio ma non mi convince. Uh, tu sei la guardiana del parco? Qualcosa del genere? No, non mi occupo delle pulizie del parco. Ah scusami, io sono Rue, Rue ragazzi come, come vi pare a voi. Tra l'altro, mi sa che tu sei un po' spocchiosetto. Ci siamo presentati, ma ti, te ne stai andando via. Del tipo, scusa, ma sento un cattivo odore. È impossibile perché si è lavata. Tesoro mio. È vero, non lave i vestiti. Anche tu hai ragione, ma non diciamo lamate. Quei vestiti non vengono lavati tipo da qualche era geologica. No, vero, non è, non è vero. Insomma, ora non esageriamo. Cioè, non è assolutamente vero. E ti posso assicurare che Cora le lava le sue cose. Mm -hmm. Bello mio. Eh, scusami, eh. quindi hai detto di chiamarti Cora, tra interrotto ragazzi io questa volta ho anche installato l'espansione, in questa occasione abbiamo anche l'espansione di vita da liceali che non ci servirà per il liceo, però per tutto ciò che concerne i peli, l'acne, cioè sarà fantastico vedere e devastante per lei, poverina, come Cora riuscirà a gestire tutto questo perché... Eh, effettivamente può essere un bel disagio. Vediamo un po'. Violazione della privacy. Ma chi ti ha? Cioè chi tesoro? Quando, quando è capitato, però vabbè, non voglio indagare. Salve, perché ora lui magari si avvicina come per dire ciao fui fui, come per dire, ma sei tu la proprietaria di quella tenda? Perché immagino che loro staranno dicendo: Avete sentito che oggi ehm, a San Maishuno c'è il festival? Sì, è bene, sì, ragazzi, vi ricordo che oggi c'è lo Smaneth Show. Un festival? E che cos'è? Non sai so che cos'è, fanno della musica fantastica? Davvero, della musica? Una volta mi piacerebbe tantissimo andare. Sì, eh, scusate, io non vorrei interrompere le chiacchiere tra adolescenti, però ehm, siccome mi sono trasferito da poco, trasferito, diciamo, sto cercando un posto in cui piazzarmi, per caso quella tenda è di qualcuno? Oh, sì, no. sarebbe la mia, dire il no. vero. Zerba. Dice lei, lui, no, non ce la faccio a sopportare anche questo, non posso. Stop, ok, va bene, ok. Boy, va bene. Wamba... Chi che è costei che va in giro con un libro in mano? Marion. Ciao Marion, che libro è? Non lo sapremo mai probabilmente. È eh già. se, sì. tipo qualcosa che ha a che fare con i volatili. Ok, va bene. Hola. Ma c'è anche la possibilità di dipingere marble. a questo festival <ride> Beh no <ride> Oddio che bello Chissà come deve essere bello in autunno Ma non <ride> diciamo l'amate. Secondo me uh -huh. non vale la pena Spendere <ride> tantissimi olio per arrivare fin laggiù Ma non ti abbiamo chiesto un parere bello però eh Scusa Ma chi vuole sfoggiare l'abito? <ride> Ma con uh -huh. l'auto uno no, ci no, mette so pochissimo ad that. arrivare tesoro Dai vabbè Non up. vi dirò più uh -huh. niente riguardo gli outfit <ride> <ride> Sì tu hai sfoggiato l'abito tesoro? E dite che vestita così mi accoglierebbero. Mac. Beh, sì, c'è anche il cosplay, quindi...